chiaro che Don Rosario non intende scendere a compromessi con Don Duarte, non c'è la possibilità di scendere ad alcun compromesso con chi rappresenta la falsità storica. Questo è un principio fondamentale. È chiaro che solamente la verità storica e la verità giuridica dei fatti può trovare la vittoria. Ed è questo che è nelle intenzioni di fare, attraverso tutti i mezzi legittimi e attraverso tutti i mezzi che possano permettere la conoscenza di questo problema. Perché è chiaro che noi dobbiamo chiederci quanti, e soprattutto il popolo portoghese deve chiedersi, conosco realmente i fatti che si sono svolti durante i passati decenni all'interno di questa mia patria? Ebbene, molto pochi potranno dire so esattamente cosa è successo, e quei pochi che lo possono dire dovrebbero essere elementi produttivi di una divulgazione di questo fatto, perché un popolo è libero quando conosce la propria storia, ma la conosce nella verità. C'è chi anche può mettersi le penne del pavone addosso e far finta, ignorando la verità, che le cose stiano in un altro modo. Ma questo significa essere altro rispetto alla realtà, essere altro rispetto alla verità. Se la linea era usurpatoria nel rispetto della Costituzione monarchica, non può che rimanere usurpatoria anche nel rispetto dell'intelligenza.